E questa in realtà paradossalmente va da un estremo all'altro. Da una parte può essere una finale mondiale, perché per me aveva un valore di una finale del mondiale, quindi dall'altra è un po' YouTuber lì. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, ma soprattutto in quello che potrebbe essere un nuovo format, perché le tier list ormai vanno di moda su YouTube e quindi mi sono chiesto perché non fare una tier list personale, cioè qualcosa che mi possa caratterizzare e ovviamente cosa che mi caratterizza meglio della telecronaca. Nulla. Assolutamente nulla. Detto questo, mettetevi comodi perché oggi rianalizziamo un po' varie telecronache. Facciamo un mix tra quelle a Sport Italia, quelle a DAZN, Europa League, Liga, campionato danese, c'è un po' tutto. Quindi partiamo. Ma prima di partire, volevo parlarvi di Loot Boy, un'app che vi consiglio perché offre un grandissimo servizio di cui adesso vi parlerò. È gratuita ed è disponibile per un sacco di dispositivi, tra cui Android, iOS, AppGallery e addirittura PC. Tramite Loot Boy potete accumulare monete loot per aprire gratuitamente pacchetti loot gratis. Un'altra funzione fondamentale è quella dei diamanti, mi raccomando, perché tramite i diamanti potete aprire i pacchetti premium che costerebbero un 1,79 euro. Quindi sostanzialmente per aprirli ci sono due modi, o i diamanti o i soldi veri. Quindi questi sono alcuni pacchetti che ho aperto e devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati perché ho trovato anche dei giochi per PC, insomma tanta tanta roba. E qui c'è l'inventario completo che è super utile anche per voi perché vi permette di ricontrollare tutto quello che avete trovato nei pacchetti. La figata è che non giocherete mai da soli, perché con la funzione Chat Radar potete trovare i vostri amici per giocare insieme quando volete. E ovviamente anche questa funzione è totalmente gratuita. Quindi vi lascio qui il link, cioè non vi lascio in descrizione il link, qui c'è scritto link in descrizione, che effettivamente va bene lo stesso. Quindi primo link in descrizione per scaricare Loot Boy, divertitevi. Eccoci qua. Allora, vi presento le categorie che ho scelto, ne ho scelte 4. Non sono per forza in ordine di bellezza o bruttezza della partita o della telecronaca. Sono semplicemente 4 stili completamente diversi e i nomi secondo me rappresentano abbastanza, sono anche nomi personali. Finale mondiale. E quindi la partita in assoluto più bella che ho commentato, comunque una che potrebbe essere il massimo per bellezza appunto della partita, perché mi è riuscita bene quella telecronaca, perché era importante in quel momento storico e so già che state pensando a qualcosa in particolare. Never Give Up, e ovviamente qui categoria delle rimonte, molto personale come categoria. Terza categoria, i pali di Marconi, appositamente scritta al plurale perché al singolare poteva sembrare equivoco. Chi segue YouTuber League, YouTuber Summer Cup e derby degli YouTuber sa perfettamente che io sono noto per i pali più che per i gol e quindi va un po' a rappresentare una partita all'interno della quale mi sono autosabotato sostanzialmente. Cioè magari era anche una bella partita, ma io non mi sono piaciuto per niente in telecronaca. L'ultima invece, YouTuber League. E in questa categoria troverete quelle partite praticamente tra scapoli ammogliati, o almeno che sono sembrate tali quando le ho commentate. È anche un modo autoironico per ricordarvi che il nostro campionato di YouTube Italia lo facciamo per divertirci, per intrattenervi, non siamo calciatori, non vogliamo prenderci troppo sul serio. Partiamo! Allora, la prima è Sonderisk e Brondby. Prima telecronaca in assoluto, era il 29 settembre 2019, ero a Sport Italia, ero lì da una settimana e questa in realtà paradossalmente va da un estremo all'altro. Da una parte può essere una finale mondiale perché per me aveva un valore di una finale del mondiale, quindi prima telecronaca, l'emozione, quello che volete. Dall'altra è un po' YouTuber League, campionato danese, non nell'anno in cui vince il Brondby. Facciamo che, visto che è una tier list personale, la metto in finale mondiale, soltanto da un punto di vista proprio affettivo. Sonderisk e Brondby è quella lì, è la prima. Ecco, prima avevo il dubbio, qua invece Malmö Braga devo metterla per forza in YouTuber League. Una delle partite più brutte che ho commentato. Competizione meravigliosa, perché è una gara di Europa League, si parla di DAZN, si parla di questa stagione. La prima in assoluto, siamo a inizio settembre 2022. Si gioca in Svezia, ovviamente io non sono lì, la commento da tubo, come si dice in gergo. È bellissimo commentare una partita, ma c'è quel giorno che tu magari non stai al massimo. La partita non ti aiuta. In questo caso io ricordo due tiri in porta, che sono i due gol del Braga, finisce 0-2. YouTuber League, ed è già un complimento. Cagliari-Sassuolo, torniamo a Sport Italia, stagione 19-20. Questa è bella. Questa è veramente bella. Finisce 4-2 questa partita. Rimonta contro rimonta. Quel Marigosu a giro.
Direi never give up, perché alla fine il Cagliari vince e rimonta, è sotto 2-1, e la rimonta inizio secondo tempo, non è famosa per la rimonta, però non è a livello di finale mondiale onestamente, quindi never give up. Stesso anno, qualche settimana dopo, commento la mia prima partita del campionato belga. Allora ragazzi, partita clamorosamente importante per quel momento lì. Saluto Alex Milone, che insomma mi aveva aiutato tanto nel preparare il campionato belga, mi supportava tanto, mi ha seguito in live in quella partita. E questa però la metto nei pali di Marconi, perché la partita è bella. Finisce 1-0. E quindi se finisce 1-0, tu, per quanto possa aver commentato anche bene la partita, devi esultare bene al gol. Io ricordo una mia stonata, grattata, chiamatela come volete, sul gol di livello brutto. Che poi, attenzione, quando durante l'esultanza sentite un po' la voce vibrare, secondo me è anche più bello, a patto che sia una vibrazione. Ecco, nel mio caso era come se non arrivassi a quel livello lì. Una cosa che purtroppo mi è capitata anche altre volte, perché devo ancora imparare a gestirmi nel modo migliore. Però era l'emozione di quei 90 minuti, bella partita, atmosfera paurosa, perché a livello di immagini, di pubblico, di calore, non vi dico che sembrava una partita di Champions, però il campionato belga è molto avanti rispetto alla primavera o al danese che avevo commentato precedentemente. Parliamo sempre di inizio ottobre 2019 e delle mie prime telecronache a Sport Italia. Rovino tutto con quel gol, secondo me, quindi... mi sono autoflagellato, mi sono autosabotato, ho preso il palo. Oh, questa è bella. Eintracht Francoforte Betis. Europa League 2021-2022. La mia ultima telecronaca della scorsa Europa League, perché poi ovviamente dai quarti di finale, questi erano gli ottavi di ritorno, dai quarti di finale le priorità ce le hanno avute ovviamente altri telecronisti in quanto a designazioni. Questa qui però mi rende orgoglioso. Sono stato molto fortunato, perché intanto è una partita di ritorno, e partita di ritorno, a meno che all'andata non finisce 8-1, significa sempre gara decisiva. Può succedere di tutto, e così è andata. Una partita in cui all'andata vince l'Eintracht in Spagna 2-1. Al Betis basta l'1-0 per andare ai supplementari. 1-0 che non arriva, anzi il Betis rischia di prendere gol nel primo tempo, colpisce una traversa clamorosa l'Eintracht. Nel secondo tempo però entra Borja Iglesias, che al 90esimo porta avanti gli spagnoli. Quindi si va ai supplementari, si arriva quasi ai rigori, traversa di Borja Iglesias che sfiora il 2-0 del KO, pareggia clamorosamente l'Eintracht al 121esimo. Se mi seguite su Instagram avete anche assistito a un reel che è ancora lì. Ma questa vi direi never give up, perché l'Eintracht ha rischiato tanto, è rimasta incollata, aggrappata alla partita e l'ha pareggiata alla fine. Quindi, oddio, il gol dell'1-1 è un po' da YouTuber League. Ho raccontato a volte su Instagram, rispondendo a qualche vostra domanda, qual è stata la partita più difficile che ho commentato. E la risposta è sempre stata: un giorno commentai l'australiano. Eccola qui. Vi dico solo, non la dovevo fare. Ho scoperto di doverla fare 8 ore prima del calcio d'inizio, che era fissato, visto che si gioca in Australia, alle 8 di mattina. E io a mezzanotte, cioè alle 23.59, non sapevo di dover fare questa partita, perché era stata designata a un altro ragazzo. Siamo a Sport Italia, è sempre il mio primo anno di Sport Italia, e io non avevo mai commentato il campionato australiano, ma soprattutto non avevo mai commentato sul canale 60 di Sport Italia, perché all'epoca alcune partite, quelle più importanti, andavano sul 60 e quindi in chiaro, le altre sempre gratuitamente su un canale un po' secondario, visibile o in streaming o comunque col tasto rosso, e quindi sì, solo calcio, per capirci, no? E ovviamente le prime partite le commentavo su sì, solo calcio, perché sei un telecronista esperto, sei molto più esposto anche a rischi, a giudizi, a critiche, se ti mandano sul 60. E infatti non avevo mai commentato sul 60. Questa fu la mia prima. E tutto nasce perché il telecronista in questione si sente male la sera prima della partita. Mi chiamano da Sport Italia a mezzanotte. Io stavo a casa di amici, tra l'altro della redazione di Sport Italia, per la cena di Natale, perché insomma il periodo era quello. Mi arriva questa chiamata: domani mattina devi fare l'australiano perché tizio sta male. 8 ore prima, ragazzi. Mai fatto nulla di australiano, zero preparazione. Io ricordo che torno alle 2:30 a casa, su a Milano, dormo 1:30, mi sveglio, preparo la partita con non so quali energie. Fortunatamente avevo casa in quel periodo vicinissimo alla redazione, quindi cammino 3 minuti a piedi, arrivo in redazione, mi siedo, prendo un caffè, e era tutta adrenalina. Io non so come ho fatto quella telecronaca, che vi dico, per come è stata preparata e per il tipo di partita e di campionato, con tutto il bene, non posso non metterla in YouTuber League.
è un po' scapoli contro ammogliati. Al contrario, Brøndby Nordsjælland è finale mondiale. La mia finale mondiale, in assoluto. Ecco, tutto questo raggiunge il culmine quando puoi raccontare una partita che decide un trofeo, una finale o quello che volete. Brøndby Nordsjælland è stata la partita che ha riportato il Brøndby sul tetto di Danimarca dopo 16 anni. Brøndby, che è anche la squadra che ho commentato nella mia prima telecronaca Sport Italia, era la chiusura di un cerchio. Stagione 2021, in quel periodo commentavo con un fratello che voi conoscete bene come Gianluca Benedetti, Rudy Zlatan, che mi faceva da seconda voce. Abbiamo raccontato la rimonta del Brøndby in quel finale di stagione, perché era meno 7 e è riuscito a vincere il campionato all'ultima giornata. Per quel tipo di rimonta Never Give Up non ci stava male, però quella è la finale mondiale. Finisce 2-0, c'è l'esultanza di tutti, è un video che trovate qui sopra nelle schede e che ancora oggi quando riguardo mi emoziono tantissimo. Torniamo in Belgio e torniamo alla stagione precedente, quindi 19-20, i miei primi mesi a Sport Italia. Genk Sint-Truiden, YouTuber League. Ora, so che avete sentito il nome delle squadre e direte, vabbè, come fai a non metterla in YouTuber League? No, ma non è per il nome delle squadre, è per una palla gol. Che io ancora mi viene da ridere, in telecronaca stavo per ridere effettivamente. Perché vince il Sint-Truiden 2-1 in casa del Genk, partita bella, ma io ricordo, nel finale il Sint-Truiden può andare sul 3-1, può chiudere totalmente il discorso. Il capitano, praticamente a porta vuota, da dentro la porta, riesce a mandare il pallone alto sopra la traversa. Soltanto per quell'episodio, che giusto la YouTuber League potete vedere, deve finire in questa categoria. Stessa categoria, purtroppo, per Brøndby Sparta Praga. La mia prima telecronaca a DAZN, la mia prima telecronaca in Europa League. Secondo il ragionamento che vi ho fatto prima, con Sonderis e Brøndby sarebbe dovuta finire in finale mondiale, ma anche lì avevo l'indecisione. E qui la devo mettere in YouTuber League, perché purtroppo è stata una partita da scapoli ammogliati. Anzi, neanche, è stata brutta proprio. Mezzo tiro in porta, verso la porta, neanche in porta. Finisce 0-0. L'emozione di aver fatto la prima da Son, tutto quello che volete, però, viste le categorie, giusto in YouTuber League può finire. Peccato. Valencia-Elche. Ecco, questa qui è una partita che onestamente, ogni volta che la riguardo, ogni volta che riguardo gli highlights, rosico tantissimo. Questa la metto nei pali di Marconi. E vi spiego perché. Allora, il Valencia, che sto seguendo tanto quest'anno, e trovate anche qui un video nelle schede in cui vi racconto una telecronaca pazzesca, una partita pazzesca, ha Cavani in squadra, in questa stagione, è arrivato dal Manchester United. Ora, Cavani per me, non voglio dirvi che è un sogno erotico, perché mentirei, però da un punto di vista di telecronaca, il mio sogno, uno dei miei sogni erotici, essendo cresciuto nell'epoca in cui Cavani era al top della forma e sentivo, no, i telecronisti raccontare le sue gesta in modo meraviglioso, fomentarsi, e io lo prendevo in carriera a FIFA, esultavo anche io, mi fomentavo, ecco, è uno di quei giocatori che sognavo di commentare da bambino, ed è uno di quei giocatori per i quali sognavo di esultare ad un gol. E da quando è arrivato Cavani al Valencia, per un motivo o per un altro, prima un infortunio, poi delle occasioni sciupate, non era mai riuscito a segnare i primi gol con la nuova maglia. Succede quel giorno. E io però quel giorno, vuoi perché il giorno prima ero a Napoli per la YouTuber League, ero completamente senza voce. Non avevo dormito, ero distrutto, ma non senza voce che comunque ti puoi gestire. Senza voce che se sali per esultare, cioè già parlando così, se faccio destro, adesso ci arrivo. Se lo faccio lì, faccio... una roba orribile. E purtroppo i primi due, neanche uno, i primi due gol di Cavani, che esordisce con una doppietta, il giorno in cui segna per la prima volta con la maglia del Valencia, li ho stonati un pochino. Muriqi si gira, non so come, no, perché su TikTok è esploso completamente, abbiamo fatto milioni di visualizzazioni, è praticamente la prima cosa che mi ricordate in privato, in chat, su Instagram o quando mi fermate per strada, perché questa è stata la prima, tra l'altro, partita che ho commentato del pirata Muriqi, lo scorso anno, sfida salvezza tra Mallorca e Alaves, finisce 2-0, ma soprattutto a fine primo tempo Muriqi fa un gol bellissimo e quindi io in telecronaca istintivamente ho detto si gira non so come, ma non per sminuire lui, perché effettivamente, cioè, si gira in un fazzoletto. Io lì non capisco dove riesca a passare. È una cosa che ho sempre detto anche per altri giocatori, però non ha mai fatto tutto questo scalpore. Visto che Muriqi
nel bene o nel male è un po' un meme da questo punto di vista, ha fatto molto scalpore. E quindi YouTuber League, necessariamente YouTuber League. Detto questo, signori, potrei andare avanti ancora una vita. Ho tante partite segnate qui che non vi ho ancora raccontato, ma siccome vi ho raccontato degli aneddoti su queste partite, anziché farvi una lista banalissima da tier list, non vorrei che esca un video da 40 minuti. Piuttosto ne faccio un altro molto presto. Fatemi sapere nei commenti se volete un altro episodio, nel caso ve lo porto molto volentieri. E nulla, questa è la grafica completa, finale, sulla situazione. Spero che vi siate divertiti anche voi, quindi nel dubbio lasciate un like per supportare questo video, iscrivetevi al canale, ve lo ricordo, seguitemi su Instagram, cosa fondamentale ragazzi, decisiva per chiudere il... Never give up, e ci vediamo al prossimo video, ciao!